I podcast di Stefano Cera. Film e video per la formazione. Ciao, sono Stefano Cera, sono formatore, coach e speaker radiofonico. E questo è il podcast Film e video per la formazione. Nell'ambito delle mie attività mi occupo di utilizzare film e video come spunti per l'apprendimento e la formazione. E nel podcast di oggi ti voglio parlare di un film che ho visto recentemente e che ha tante scene molto interessanti sulla negoziazione. Il titolo del film è Niente di nuovo sul fronte occidentale. Voglio partire con questo podcast attraverso una citazione. Deve essere tutto menzognero e inconsistente se migliaia d'anni di civiltà non sono nemmeno riusciti a impedire che questi fiumi di sangue venissero versati, che queste prigioni di tormenti esistano a migliaia. Soltanto l'ospedale mostra che cosa è la guerra. Questa è una citazione che compare nel film e che secondo me è davvero rappresentativa di un film che parla della prima guerra mondiale. Il film è di quest'anno ed è stato distribuito da Netflix. La regia è di Edward Berger e gli attori principali sono Felix Kammerer e Daniel Brühl. Il film è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Erich Maria Remarque ed è stato selezionato per rappresentare la Germania agli Oscar 2023 nella sezione del miglior film internazionale. Il film è anche il remake della versione del 1979 con regia di Delbert Mann, con Ernest Borgnine, Ian Holm e Donald Pleasence. Descrive e racconta in maniera cruda, in maniera realistica, in maniera anche piuttosto chiara, netta, l'orrore della guerra di trincea che ha caratterizzato il primo conflitto mondiale, visto attraverso gli occhi di un giovane, anzi di tanti giovani soldati tedeschi. Soldati che erano partiti con grande entusiasmo e rapidamente invece tornano al dramma della realtà dopo i primi momenti, ma veramente primissimi, stare per dire, momenti di vita in trincea. Dal punto di vista negoziale invece il film mostra diverse scene che preparano e successivamente portano all'armistizio di Compiègne dell'11 novembre 1918. Ora partiamo con alcune premesse che sono utili rispetto a questo film e anche, perché no, rispetto a questo podcast. Infatti, dopo un'attesa durata più di un mese, l'8 novembre una delegazione di funzionari civili tedeschi guidati dal segretario di Stato Matthias Erzberger, interpretato da Daniel Brühl, ottenne il permesso di recarsi in Francia. I francesi decisero che le trattative dovessero svolgersi in un vagone ferroviario in un bosco nei pressi di Compiègne, in una regione dell'Alta Francia a nord di Parigi. Le trattative sono avvenute con la delegazione dell'intesa guidata dal francese Ferdinand Foch, comandante in capo delle forze dell'intesa. I margini di trattativa erano comunque molto ristretti, infatti ai tedeschi furono concesse 72 ore, non di più, per decidere e i colloqui avvennero solo con ufficiali di rango inferiore. Le condizioni poste dagli alleati erano estremamente dure e ponevano i tedeschi di fronte al fatto compiuto, comprensibilmente, vista la disperata situazione tedesca, almeno dal punto di vista ovviamente delle potenze dell'intesa. Erzberger, ritenendo il documento troppo duro, volle consultarsi con Berlino, ma poté mettersi in contatto solo con il capo di Stato Maggiore dell'esercito, Paul von Hindenburg, che si trovava presso il suo quartier generale a Spa. L'indicazione di Hindenburg fu di sottoscrivere l'armistizio a qualsiasi condizione, vista la situazione in Germania. Ora vediamo le scene una per una. La prima, sulla negoziazione dell'armistizio, inizia dopo 1 ora 4 minuti 48 secondi e finisce dopo 1 ora 7 minuti 14 secondi. Vediamo Erzberger e il suo staff di fronte, chiamiamolo staff comunque, i generali presenti nel vagone di fronte a Foch e appunto al suo staff. Erzberger inizia dicendo: sono qui davanti a voi sperando che cogliate la nostra presenza come un'opportunità per sospendere tutte le ostilità. In nome dell'umanità vi chiedo di accettare il cessate il fuoco per l'intera durata delle trattative, per evitare inutili perdite alle nostre nazioni. Attendiamo con impazienza le vostre proposte per un cessate il fuoco in mare, sulla terraferma e in aria. Foch risponde: non ho proposte da fare. Erzberger continua: che significa? Forse non gli piacerà come l'ha detto, aggiunge un ufficiale tedesco. Allora Erzberger riprende: maresciallo, se permette vorremmo sapere le condizioni. Vuole che lo chieda formalmente, integra un ufficiale tedesco. Erzberger a questo punto dice: signor maresciallo, le chiedo un armistizio. Foch, con calma, prende allora un plico con le condizioni e lo dà ai tedeschi.
Poi aggiunge: avete 72 ore per accettare queste condizioni non negoziabili. 72 ore, dice sorpresa Sberger. La guerra continuerà finché non firma, aggiunge Foch. Sberger allora dice: signor maresciallo, in nome di Dio non faccia passare 72 ore. La gente là fuori sta morendo. Foch, con la stessa calma di prima, si alza, prende una penna e dice, con tono assolutamente marziale: allora firmi. Nella seconda scena vediamo il momento in cui la delegazione tedesca, all'interno della delegazione tedesca, si discutono le condizioni poste dai francesi per l'armistizio. Siamo arrivati a un'ora di film, 19 minuti e 43 secondi, fino a un'ora, 21 minuti e 31 secondi. Inizia un ufficiale dicendo: queste non sono trattative, sono imposizioni. Forse dovremmo tornare a Spa e consultarci con lo Stato Maggiore. E cosa otterremo? Anche se alla fine perderemo, non sarà peggio che arrenderci, aggiunge un altro ufficiale. Sberger allora integra dicendo: e le centinaia di migliaia di morti? Un altro ufficiale tedesco dice: l'Alsazia e Lorena, l'occupazione del Reno, cannoni, locomotive, treni, questa è la resa totale. Sberger dice: ogni mese 250.000 americani sbarcano in Europa, Marne, Cantigny, Cambrai, tutto perduto. A separarci dall'armistizio è solo un falso orgoglio. È ora di affrontare il disastro che lei e i suoi generali ci avete lasciato. Ma se preferisce andarsene ora, prego, noi restiamo qui. Dopo che ci sono state tutte queste battute, interviene un funzionario del Ministero degli Esteri tedesco che dice: è inverno, senza treni e provviste, i bolscevichi ci travolgeranno, gli uomini moriranno di fame andando a casa anziché morire con onore sul campo. Allora a questo punto interviene Sberger con forza: con onore? Mio figlio è caduto in guerra, dov'è il suo onore? Si rivolge a questo punto al suo attendente. Von Eldorf prende le copie delle richieste degli alleati e le telegrafi al quartier generale. Deve informare il governo. Abbiamo soltanto 72 ore, signori. E ogni minuto che sprechiamo a parlare, un altro soldato muore. Imploriamo pietà, se possiamo, ma per l'amor di Dio arriviamo alla pace. Abbiamo poi la terza e ultima scena che vi voglio proporre da questo film, sempre sulla negoziazione ovviamente. È il momento della firma della pace. Siamo ormai arrivati a 1 ora 44 minuti e 50 secondi del film, fino a 1 ora 47 minuti di questo film. Sberger dice: signor maresciallo, rivolgendosi a Foch, il Kaiser ha abdicato. I soldati si rifiutano di obbedire. I disertori vagano per le campagne. Il nuovo governo farà tutto il possibile per adempiere ai doveri imposti, ma la popolazione, non per propria colpa, rischia la carestia e l'anarchia. Foch risponde: questa è la malattia dei vinti, non dei vincitori. Rifiuto ogni compromesso. E Sberger continua: tampina il maresciallo Foch. Signor maresciallo, per favore, sia leale con l'avversario, altrimenti odierà questa pace. Leale? Le parla di lealtà? Dice Foch, prendendo il documento con le condizioni e dandolo in maniera, a questo punto, molto severa a Sberger. Firmi, intima al segretario di Stato tedesco. I tedeschi firmano e la guerra finisce. Ora, passando alle conclusioni di questo film, dopo le tre scene sulla negoziazione che abbiamo visto in rapida sequenza, questo film descrive, come detto all'inizio, nella sua tragedia la crudezza di una guerra con milioni di morti, causati anche dalle scelte scriteriate di generali disposti a organizzare manovre di attacco anche a costo di subire ingenti perdite per la conquista di spesso di pochissimi metri di terreno. Le scene di negoziazione sono davvero interessanti per rappresentare le dinamiche negoziali di un armistizio con condizioni pesantissime poste alla Germania, condizioni che hanno contribuito alla grave crisi economica e sociale del paese degli anni successivi, in cui è avvenuta l'incubazione e la nascita del nazionalsocialismo, situazione i cui effetti hanno portato, una ventina di anni più tardi, alla altrettanto tragica, se non di più, Seconda Guerra Mondiale. Bene, a questo punto ti ricordo di iscriverti al podcast e per non perderti alcun aggiornamento su quelle che sono le nuove puntate di questo canale, di questo podcast. Inoltre ti ricordo anche di visitare il mio canale YouTube, dove troverai tanti video sulla negoziazione, sulla comunicazione efficace, il public speaking e così via. Ti ricordo anche il mio sito www.stefanocera.com e anche il canale Telegram, dove inserisco tutti gli aggiornamenti tratti dai miei canali. Infine, per rimanere in contatto con me, interagire con me, ti ricordo il mio profilo LinkedIn e anche la mia pagina professionale Facebook. Grazie mille, alla prossima puntata del podcast Film e Video per la Formazione.